Il viaggio ad Assisi. Diario di Sant'Angela da Foligno. Erano trascorsi 6 anni da quando si era convertita da una vita a dir poco vanitosa e mondana a quella che ora viveva di penitenza e volontaria povertà. In questo tempo aveva camminato senza sosta nella via della perfezione da quando era iniziata la sua vita nuova. Pietra su pietra, passo dopo passo, ne aveva già contati 18, si era avventurata in un cammino all'inizio inceppato e penoso, ma poi sempre più spedito, con momenti di smantellamento e di ricostruzione, di morte e di vita, ma ricco anche di straordinari interventi divini. Qualche giorno prima della solennità del Santo di Assisi, si mette in viaggio di buon mattino, accompagnata da un gruppetto di persone pie da lei scelte, tra le quali la sua fedele compagna, Masazzuola, e un uomo di Foligno da lei convertito ad una vita di penitenza di povertà. Angela si reca ad Assisi con uno scopo ben preciso. Vuole pregare San Francesco perché interceda per lei presso Dio, per ottenere di poter sentire Cristo, di poter osservare perfettamente la regola francescana recentemente promessa e di saper vivere e morire da povera. La strada tra Foligno e Assisi, passando per Spello, è di soli 17 chilometri e neppure faticosa, ma quel giorno appare interminabile perché la pellegrina si attarda a conversare con qualcosa di invisibile che puntigliosamente le impedisce di avanzare. I suoi compagni faticano ad aspettarla, soffrendo per la sua spossatezza. Dopo qualche ora di cammino, incontrano una chiesetta dedicata alla Santissima Trinità che si eleva su un piccolo poggio situato alla confluenza delle strade per Perugia e per Assisi. È questo il luogo scelto da Dio per realizzare la promessa fatta ad Angela qualche giorno prima. Subito una voce dolce come una brezza, ma forte e chiara come rumore di un torrente, le scende nel cuore. Ti sei rivolta al mio servo Francesco, ma io non ho voluto mandarti altro nunzio. Io sono lo Spirito Santo che venne in te per concederti consolazione quale mai hai provata. E verrò con te, stando in te, fino alla chiesa di San Francesco, perché nessuno lo sappia. Voglio venire parlando con te lungo questa via. Né cesserò mai di parlarti, e tu non potrai fare altro, perché io ti ho rapita. Non mi allontanerò da te finché non sarai entrata per la seconda volta nella chiesa di San Francesco. Solo allora ti lascerò, ma giammai in avvenire mi allontanerò da te, se mi ami. È la prima volta che Angela ascolta la voce del Dio invisibile in modo così chiaro. Perciò si sente immediatamente catturata dalle invisibili trame dell'amore di Dio. E un nuovo cantico dei cantici fiorisce tra i vigneti e i campi dell'Umbria, ancora profumata dalla presenza spirituale di Francesco. Figlia a me cara, figlia mia, gioia mia, tempio mio, figlia mia, amore mio, amami, perché sei molto amata da me, più di quanto tu mi ami. Figlia e sposa mia dolce, ti amo più di ogni altra creatura che sia nella Valle Spoletina. E poiché io ho trovato dimora e rifugio in te, tu ora vieni a dimorare in me e riposa in me.
benché tutta pervasa di ebbrezza divina, l'anima di Angela è attraversata dal dubbio e dal sospetto che lo spirito del male sia venuto a tentarla, e osa gridare: «Se tu fossi lo Spirito Santo, non mi diresti queste parole, che non è giusto, sono infatti una creatura debole e potrei averne vanagloria». La risposta non si fa attendere. Prova a pensare se di queste cose tu puoi mai trarne vanagloria con cui tu possa insuperbirti e uscirne fuori da queste parole, se puoi. Angela accetta la sfida e comincia a pensare le cose più strane ed anche peccaminose per sottrarsi alle strette dell'invisibile, ma sono tutti i suoi peccati che le si presentano. Cerca di distrarsi guardando i vigneti e le altre cose per sfuggire a quelle parole, ma dovunque guardi la voce le ripete: «Questa è creatura mia». Il dialogo mistico così si annoda e si snoda con lotte apparenti e cedimenti all'amore. Sembrano le stesse espressioni che si ripetono, ma la felicità che suscitano è sempre nuova. «Io sono colui che è stato crocifisso per te, colui che ha avuto fame e sete per te. Sono io che ho sparso il mio sangue per te, tanto ti ho amata. Io sono lo Spirito Santo». È tutta la Santissima Trinità che parla con Angela, che gioca con la sua creatura in un gioco stupendo d'amore. Dio prima rapisce l'anima e poi gioca con essa. Il gioco, si sa, è bello quando i due giocatori sono dello stesso valore o quasi. Siccome però la distanza tra Dio e l'anima è infinita, il primo impegno di Dio è nell'elevare l'anima alla sua altezza, quasi deificandola. Ma anche questo lavoro di Dio fa parte del gioco. Ma è proprio vero che una creatura possa pretendere di parlare a tu per tu con l'Onnipotente? Angela non riesce a crederlo e, piena di dubbi, esclama: «Se tu fossi lo Spirito Santo e fossi tu a dire tali cose, l'anima mia dovrebbe provarne una tale delizia da essere incapace a sostenerla».